Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, oggi sono già zoomata perché ho comprato un po' di cose su Lookfantastic e ho pensato di provarle con voi. Sono dei prodotti, qualche novità, qualche prodotto che è tipo iconico, stramato, super mega promosso, specialmente da voi, qualcosa virale. Quindi siamo qui oggi per truccarci con questi prodotti e iniziamo subito andando a provare un fondotinta che, guardando diversi video, ho visto essere molto apprezzato. È un fondotinta abbastanza economico e vi lascio qui il codice sconto per Lookfantastic. Non è un codice sconto affiliato, potete risparmiare diverse percentuali di sconto fino al 25-30%, e quasi tutti questi prodotti, forse tutti, sono scontabili, o perlomeno su di me funzionava lo sconto, dovrebbe funzionare anche a voi. Vi lascio il link in info box. Il prodotto di cui parlo è questo qui, è un fondotinta di Max Factor. Ho provato altri fondi di Max Factor, mi sono sempre piaciuti. Questo è il Miracle Pure Skin Improving Foundation, 24 ore di idratazione con acido ialuronico, vitamina C e SPF 30. Ho acquistato la tonalità 44 Warm Ivory. All'interno abbiamo 30 ml di prodotto, 18 mesi di PAO e mi ispira. Questo è l'applicatore e adesso andiamo a stenderlo insieme su metà viso con il pennello che in molti avete comprato e vi sta piacendo tantissimo. Mi state lasciando tanti bei riscontri positivi in direct su Instagram. È il 200 di Real Technique, è un ottimo pennello per stendere prodotti cremosi e fondotinta. Vado a stenderlo. Pensavo fosse un prodotto troppo liquido, invece noto con piacere che è abbastanza cremoso. La tonalità l'ho comprata quasi a caso, ho guardato un po' di swatch su Google, ma mi sembra molto molto giusta. L'ho applicato nella zona del viso dove ho più rossori e devo ammettere che è una coprenza leggero media, stratificabile fino a media. Non ha quella coprenza totale, ma sul viso sembra di non averlo, cioè guardate la differenza. Mi piace molto. Vado ad applicarlo anche nell'altra metà del viso. Ne esce poco per volta, quindi non c'è spreco di prodotto, dovete spremere bene per farlo uscire. È presente in tantissime tonalità questo fondotinta, tra l'altro è fondotinta economico, quindi wow! Mi ricorda molto questo, che tra l'altro ha tipo acido ialuronico anche lei, essenze floreali, mentre questo ha acido ialuronico, vitamina C che comunque aiuta contro le macchie. Io utilizzo vitamina C e protezione solare per andare a contrastare le macchie durante l'estate. Secondo me era un prodotto giustissimo da provare in questo periodo. Il finish è, non c'è perla, quindi non è che è luminoso, è idratato. Applico una goccia di correttore di Anastasia Beverly Hills nella tonalità 4, lo vado a stendere velocemente, dopodiché sono super curiosa, ma super curiosa perché da un sacco di tempo volevo provare un prodotto di Bare Minerals e finalmente ce l'ho tra le mani. Questa la volevo provare da una vita e su Lookfantastic è l'unico posto dove vendono la mini taglia, è la Cipria Hyaluronic Pressed Hydra Powder di By Terry. È una cipria formulata per pelli mature, anch'essa contiene acido ialuronico, dovrebbe avere un effetto sì che va a fissare, fermare il make-up, ma anche idratante. È stupenda perché ho detto: sapete che c'è? La compro in mini taglia così la provo e poi me la porto in giro in borsa perché ha il suo piumino personalizzato, lo specchietto e la ciprietta. È veramente piccolina e tascabile. All'interno non so quanti grammi, 2,5 grammi di prodotto. È trasparente, quindi adatta a tutti gli incarnati. Voglio proprio provarla. Vado con il mio pad, però, perché così ho. Cioè, di cosa stiamo parlando? Non segna il contorno occhi. Tra l'altro levi anche un po' le rughette. Volevo prendere la mini taglia perché ho detto la provo, ma sinceramente io mi compro la full size. È meravigliosa. Non secca come le altre ciprie,
ora capisco perché tutti amano follemente questa cipria, che poi la mini taglia sinceramente è molto fattibile, passava anche in sconto. Generalmente io applico magari la cipria con un pennellino ampio piccolo, faccio così la scarico e poi vado a pressare, però molte volte molte ciprie tendono a segnare, mentre questa è pazzesca. Tra l'altro leviga tantissimo, pori e rughette. Questa credo che sia la cipria preferita che ho provato fino ad oggi e vi ringrazio tantissimo per avermela menzionata un sacco di volte fino a spingermi ad acquistarla, perché a volte siete voi a influenzare me, molte volte. È arrivato il momento di questo prodotto. Allora, è il Gem Nude Bronzer di Bare Minerals. Esiste in tre colorazioni. Io ho acquistato la Kiss of Copper. Sono dei ibridi blush e bronzer radiosi, che in teoria appunto dovrebbero fare tutto in uno. Hanno tre colorazioni, io ho preso lei, guardate che bello il pack. Questa è la colorazione e mi ispira un sacco. In previsione anche dell'estate, dove facciamo dei trucchi un po' più veloci, pratici, eccetera, ho detto voglio assolutamente provarlo. Vado prima qui in zona zigomo perché voglio vedere. E vado molto piano. Ok, qui ho una macchia rossa. Come vi ho detto, il fondotinta si può stratificare, ma la coprenza rimane media. Ho visto molti video americani dove amano letteralmente questo prodotto. E quindi ho detto voglio provarlo. D'inverno, dove tipo adesso io sono molto pallida, secondo me questo d'estate è molto più giusto come prodotto quando si è un pochino più abbronzati. D'inverno magari usarlo come blush. Il finish è sottilissimo, è veramente stupendo. Però io provo un po' ad utilizzarlo in maniera molto leggera anche come bronzer, perché comunque ci può stare effettivamente come prodotto. Sapete che io sulle guance mi trasformo in Heidi, anche perché poi col trucco occhi diventa tutto più intenso. È radioso, dà questo effetto sano, bello, sono proprio contenta di questo acquisto. Brava Fede. È arrivata a questo punto, punto occhi, mi sono detta qual è la palette più amata in assoluto? È la Glam di Natasha Denona, che costa un po'. Ma abbiamo la Mini Glam. Io non ho acquistato la Glam perché ha tantissimi ombretti shimmer e io preferisco, sono un amante dei matte. Adoro e apprezzo tantissimo la sfumabilità dei matte. Ma su Lookfantastic passava in sconto. Questa qui è una palette adatta un po' a tutti gli incarnati. È una palette che ci permette di fare dei trucchi basic ma di diverso tipo. E oltretutto è appunto comoda da viaggio ed è una mini della più famosa palette, che a conti fatti costa poco più di una palette di medio costo, tipo Wycon, Kiko, eccetera, eccetera. Quindi ho detto voglio provare lei. Vado come prima cosa a prelevare questo colore di transizione, questo beige, lo applico nella piega. Questa è una delle mie tonalità preferite per le transizioni. Mi ricorda quelle che uso abitualmente anche in altre palette. Un beige neutro. Non è una palette glaciale, è una palette neutra secondo me come colori. Riusciamo a stratificare bene e andare a intensificare un po' come ci piace. Faccio un trucco classico, quindi vado a prendere il colore più scuro e vado ad applicarlo nel triangolo, diciamo, di intensità esterno. Quindi parto qui bassa e rientro. Riprendo il mio pennello con il colore di transizione, vado a sfumare i bordi e piano piano intensifico ulteriormente. Arrivata a questo punto vado a swatchare i tre shimmer della palette. Ho fatto anche l'altro occhio nel frattempo. Bellissimi. Io andrei a prendere prima di tutto questo qui un pochino più freddino e
mi attaccherei alla mia sfumatura. E scrive che è un velluto praticamente. Diciamo che tante volte, secondo me, è meglio investire su una palette un pochino più costosa, magari di queste piccoline, piuttosto che comprarne due o tre di quelle medie. E giro il pennello. Anzi, lo pulisco qui e vado invece nell'angolo più nella parte più interna con questo oro a illuminare il mio make-up. Questi ombretti non segnano minimamente la texture della palpebra. Ma non finisce qui, voglio prendere sempre con un pennello piccolino, vado a prendere il colore più scuro e voglio fare una specie di riga di eyeliner. Nella parte più esterna. Porto il marrone anche sotto. E andiamo a provare il nuovo mascara di Maybelline. Ho comprato il nuovo The Falsil Surreal Maybelline New York Mascara. Questo è il pack. Lo scovolino promette bene, non è mobile come lo Sky High. Preleva poco prodotto alla volta, quindi non c'è bisogno di andare a, come si dice, pulirlo. Lo scovolino in setole, cioè, o meglio, sembra in setole, sì, e andiamo a provarlo insieme. Allora, questa è una passata veloce. La confezione è un po' più cheap rispetto a quella degli altri mascara di Maybelline, tipo lo Sky High, però il risultato mi sembra ottimo, contando che ho appena pettinato le ciglia. Adesso le faccio asciugare, dopodiché vado a dare un'altra passata. Nel frattempo vado sotto e nell'altro occhio. Io dico che questo mascara sta al fatto suo, è appena aperto e già mi piace, dà un bel volume. E allunga abbastanza, ma secondo me questo piano piano potrebbe diventare uno dei miei mascara preferiti. Qui sto facendo la seconda passata e vedo un bel volume, cosa che a me piace un sacco. È super nero, bello, molto molto bello. Alcune ragazze aspettavano la mia recensione, io l'ho acquistato, ragazze, quindi non me l'ha inviato Maybelline, ma in ogni caso sarei stata onesta come lo sono stata col mascara di Zoeva che non mi è piaciuto nonostante me l'avesse inviato l'azienda. Mi piace, mi piace, mi piace. Per le labbra volevo troppo provare un rossetto di Uoma, appunto su Look Fantastic ci sono diverse colorazioni del loro rossetto che è, io ho scelto la tonalità Areta. Sinceramente ho sbagliato perché non sono andata a vedere gli swatches su Google, ma mi sono diciamo regolata solo con quelli delle foto su Look Fantastic e sinceramente è scuro. Il pack è super lussuoso, pesante, è magnetico, è bellissimo. La colorazione Areta, come potete vedere, è un po' scura. La vado ad applicare comunque, ma la mia idea è quella di utilizzarla, diciamo, come combo con i rossetti di Natasha Denona che vi ho fatto vedere, che avevo comprato sempre su Look Fantastic. C'è una pigmentazione pazzesca, sono matte. Io ho intensificato, vedete, solo il lato esterno, lasciandolo sfumato nella parte più interna. E già così io lo metterei, mi piace. Mi sembrano tantissimo i Power Bullet di Huda, cioè forse ancora più cremosi, più soffici. Rilascio pigmento pazzesco, vanno anche a levigare molto le labbra. Lo devo fare, vado ad applicare un po' di Liron dei rossetti di Natasha Denona I Need a Nude al centro. Lo voglio troppo fare. Questo è il mio colore di rossetto preferito, non so se mi dona o meno, ma lo adoro. Questo è il risultato di tutto
tutto il make up fatto con i prodotti che ho acquistato su Lookfantastic. Vi lascio i link e il codice sconto nell'info box. Vi faccio vedere il make up da vicino. Cosa posso dire? A me è piaciuto tutto. Fatemi sapere nei commenti quali sono i pezzi che vi hanno ispirato di più di questo momento in compagnia. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video. Come sempre vi mando un bacio gigante. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Federica, la donna qualunque.